Vediamo adesso un attimino come ci si comporta verso l'attacco di un cinghiale. Beh, direi che allora, ancora prima di essere attaccati da un cinghiale, la cosa migliore sarebbe levarsi dai piedi. Sì, cosa significa? Significa che se tu adesso sei in questo bosco da solo, come sono io, e tra i rami senti che sta arrivando un cinghiale, magari ancora che sta facendo gli affari suoi, ma ti sta venendo un po' incontro, probabilmente tu la cosa migliore che devi fare non è aspettarlo, ma scappare in direzione contraria. Ok? Cioè il cinghiale arriva da qua. Vedi un cinghiale a 50-100 metri nella boscaglia. La cosa migliore da fare non è aspettarlo. Attenzione, e neanche stare fermi. No, no. La cosa migliore se vedi un cinghiale a 50-100 metri nei boschi è di correre in direzione contraria, perché ancora lui non ti correrà dietro, perché ti vede lontano e non è che lui ti sta cacciando in qualche modo dal bosco, no? Però ovviamente non devi aspettarlo, Quindi se tu vedi un cinghiale, una massa nera che cammina, che sta venendo verso di te, tu giri le spalle e te ne vai a gambe decise. Te ne vai, cerchi di arrivare alla macchina o comunque in zona sicura. Ok, questo se ce l'hai distante. Se il cinghiale... Se il cinghiale purtroppo ormai ce l'hai a 5-6 metri, la cosa migliore è tirare fuori immediatamente una scacciacani, ok? E gli spari un colpo così, ok? Ok? Questo è il mio consiglio spassionato, di avere dietro una scacciacani. Se non dovessi avere questa, se non dovessi avere questa, e lui ormai è verso 5 metri, da te 5-6 metri, e non sai che intenzioni ha, ti consiglio caldamente, se riesci, di salire su un ramo, di salire su un albero. Sali su un albero. Almeno a un metro e mezzo, 2 metri dal suolo, ok? Velocemente ti arrampichi e stai sull'albero finché non se ne va il cinghiale. Non stare a pochi metri da un cinghiale, perché è estremamente imprevedibile. Potrebbe attaccarti e se ti attacca, che non riesci a salire su un albero, se ti attacca potrebbe finire molto male per te, ok? Potrebbe finire molto male. Quindi, in quel caso, se ti attacca il cinghiale, purtroppo devi essere pronto a combattere il cinghiale. Devi combatterlo con tutte le tue energie. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che assolutamente devi cercare di prendere qualcosa intorno a te, come potrebbe essere un bastone. Ok? E non glielo devi dare in testa, no, 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 no. Devi cercare di mettere il bastone tra te e il cinghiale, ok? E cercare sempre di tenerlo. Devi sempre cercare di tenere il bastone davanti a te e il cinghiale se non sei armato, ok? Cerca sempre di portarti sempre il bastone davanti a te, ok? Questo perché? Perché solitamente l'attacco di un cinghiale non dura tanto, dura un minuto, anche meno, ma in quel minuto lui è devastante. Quindi o riesci a trovare un ramo così, oppure cerchi di metterti dietro un albero, ok? Dietro un albero e cerchi in qualche modo di girare intorno all'albero se non riesci a salire, ok? Probabilmente lui cercherà di fare il giro e riprenderti, ma tu sarai più veloce di lui in fare questo movimento. Ok? Anche qua, guarda. Guarda così, sarai più veloce di lui. Vedi? Guarda, lui magari vorrà azzannarti, no?
Vorrà cercare di azzannarti le gambe. Tu in qualche modo devi cercare di scappargli da quelle zanne in tutti i modi. Lui non ti deve toccare con quelle zanne. Perché se ti tocca con quelle zanne, lui ti può uccidere. In pochi minuti ti uccide perché ti potrebbe ledere le arterie femorali che abbiamo nelle gambe. Quindi lui non ti deve assolutamente infilzare con quelle zanne. Quello è il suo punto più pericoloso per l'uomo, ha le zanne, quelle zanne che sono estremamente pericolose per l'uomo e anche per i cani che hai vicino. Quindi direi assolutamente stare attento o attenta al cane che porti in giro, stare attento perché se il cane sente l'odore di cinghiale magari gli va contro e il cinghiale probabilmente se non scappa te lo uccide direi al 99% perché se partono 3 o 4 zannate sulla pancia del povero cagnolino che hai con te lo apre, ok? Quindi ricapitolando, se non riesci a salire su un albero e non hai una pistola e non hai un bastone da mettere tra te e l'animale, un bastone grosso, la cosa migliore e stare dietro un albero. Ok, lui cercherà di prenderti in qualche modo e devi resistere finché non si stanca e se ne va. Dura 1 minuto l'attacco solitamente un cinghiale, ok? E questo è quanto. Se ti dovesse far cadere per terra, purtroppo le cose si mettono un po' male per te, perché se cadi il cinghiale purtroppo riuscirebbe a prenderti nelle parti vitali, potrebbe essere il collo, potrebbe essere il dorso, o il linguine, quindi devi cercare di alzarti velocemente, il più possibile, cerca di alzarti subito, fai uno scatto da atleta e rimettiti in piedi. Magari cerchi di dargli un calcio, se riesci dagli un calcio al muso, ma alzati immediatamente, lui forse ti dà il tempo di rialzarti. Ti devi rialzare immediatamente e trovare subito riparo dietro un albero. Un albero, anche un ramo, anche un ramo più piccolo. L'importante, ecco, vedi anche questo. L'importante è riuscire a stare dietro un albero e cercare in qualche modo di aggirare l'albero col cinghiale che tenterà di darti 2 o 3 colpi di zanne. Questo è importante. Ok. Bene. E allora, sei sopravvissuto all'attacco di cinghiale, ma ti ha ferito. Cosa facciamo? Ti ha ferito, il cinghiale se n'è andato, tu devi correre immediatamente all'ospedale, al pronto soccorso. Immediatamente al pronto soccorso, perché il cinghiale purtroppo è un animale sporco e le sue zanne, la sua bocca, la sua saliva, tutto quello che ha nel muso è altamente pericoloso per la salute dell'uomo, perché sei a rischio di gravissime infezioni se ti taglia un cinghiale. Quindi, se sei ferito da un cinghiale, devi volare al pronto soccorso. Ok? Subito, pronto soccorso di volata. Il cinghiale è pericoloso, qualcuno lo sottovaluta ancora. Ma è estremamente pericoloso il cinghiale, quindi mi raccomando. Questo è magari un approfondimento del video che avevo fatto sulla scacciacani, che ovviamente, tornando al discorso di un attacco a corpo a corpo con un cinghiale, se un cinghiale ce l'hai addosso, la cosa migliore da fare con questa non è sparare in aria, la cosa migliore da fare, almeno per mio parere, è... Vedi, qua c'è il foro dell'uscita del fuoco, quindi è il punto più potente, no, qua. Questo è il punto più potente dello sparo, no? La cosa migliore da fare è cercare di mettergli questa parte della pistola vicino alle orecchie dell'animale, proprio a pelo raso, proprio, ok? E sparargli nelle orecchie. Questo perché l'animale, il cinghiale... Il cinghiale ha pochissima irrorazione di capillari, quindi non sente dolore nella pelliccia folta che ha, non sente molto dolore, ma ha un ottimo udito il cinghiale.
Ok? Probabilmente io farei così, se ce l'ho addosso che mi sta quasi per azzannare da qualche parte le gambe o la schiena o qualcosa, cercherei, se ho questa per fortuna, cercherei di portargliela più vicino possibile, guarda, tipo così, più vicino possibile all'orecchio e glielo sparo nell'orecchio questo colpo. Ok, credo che non resista un colpo a bruciapelo da 120-150 decibel nell'orecchio così, boom, capito? Quindi mi raccomando, non sparare a cavolo così, pim pim pim, come i pistoleri. Se ce l'hai addosso che veramente ti sta per uccidere a questo punto, ti affetta lui con queste zanne, no? Se ce l'hai addosso e le sue intenzioni sono farti fuori. Magari non ti mangia poi, però probabilmente ti ferisce mortalmente un cinghiale se ti prende. Quindi, prima ancora che ti arriva addosso con le zanne, gli metti questa qui, questa qua, appoggiato all'orecchio così e pum! Gli spari questo colpo, uno o due colpi di questo nelle orecchie. Il colpo sarà talmente pazzesco, talmente forte, che lui scapperà perché non è possibile fare altro. Come reazione a un colpo di questo a bruciapelo nell'orecchio, perché questo qui, questo probabilmente gli fai dei danni permanenti al cinghiale nell'orecchio, sparato così da vicino, ok? Mi raccomando, quindi è importante questo, eh? Cercate di essere sempre pronti ad ogni evenienza. Si spera, come al solito, che non succeda mai niente nei boschi, sì, in montagna, sì, quindi mi raccomando. Questo è soltanto per così, è un approfondimento del video che avevo fatto sulla Bruni, che è la più tascabile, la più piccolina. Comunque è una sette colpi che ti dà modo di comunque di sentirti un pochino più protetto o protetta. Se fai escursioni, se fai jogging da sola, se sei nei boschi da sola, ok? Va bene, adesso io qui è una mezz'oretta che parlo, non ho visto segni di cinghiali, ma perché? Perché ho anche dato due o tre colpi, avete sentito, no? Probabilmente qualche cinghiale, sentendo il colpo, si tiene alla larga di questo raggio che ha sentito sparare. Va bene. Ragazzi, allora, se il video ti è piaciuto, come al solito, metti un bel like e un commento se ti fa piacere. E se ti va, iscriviti al canale, che comunque parliamo un po' di, così, di attività outdoor, metal detecting, ricerca aurifera, un po' di vlog, insomma, dai, non sto cercando di espandere leggermente quelli che sono i miei interessi. Anche perché per portare i contenuti nuovi, no? Perché comunque della ricerca dell'oro non so se avrò 300-400 video, no? Quindi insomma, direi che per quanto mi riguarda, almeno per il canale, siamo abbastanza ben messi. Magari mi piacerebbe portare altro, sì, certo, perché? Perché dare valore aggiunto al mio canale mi fa molto piacere. Quindi probabilmente più avanti vi anticipo già che il canale subirà magari qualche piccola modifica. In quanto sì, sarò sempre Goldoro, certo, ma sarò Goldoro nel momento in cui partirò per Fiumi alla ricerca o alla prospezione di oro. Ma poi magari sarò Andrea qualcosa nel momento in cui farò altri video, no? Capisci? Altri video in altri contesti. Ragazzi, è stato un piacere, dai, vi lascio sicuramente tutti i link in descrizione. Vi lascio tutti i link in descrizione per la Bruni 315 semiautomatica 7 colpi. Vi lascio in descrizione anche le cartucce. Sono 50 cartucce, non costano tante, ragazzi. 50 cartucce da tenere vicino in macchina. E poi cosa vi posso lasciare in descrizione? Niente, è tutto qua. E che non serva mai, mi raccomando, però almeno fateci un pensierino. Dai, adesso vi saluto ragazzi.